Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro di Vincenzo Bellini, uno dei più grandi compositori italiani del XIX secolo. Scopriremo insieme chi era questo talentuoso musicista e alcune curiosità interessanti sulla sua vita. Vincenzo Bellini è nato a Catania, in Sicilia, nel 1801. Da giovane dimostrò un notevole talento musicale e studiò presso il Conservatorio di San Sebastiano a Napoli. È qui che ha iniziato a sviluppare il suo stile unico e innovativo nel campo dell'opera. Il suo lavoro più famoso è Norma, un'opera drammatica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Bellini era noto per le sue melodie dolci e liriche, che trasportavano gli spettatori in mondi emozionanti e appassionanti. Ma Bellini non era solo un compositore di successo, aveva anche una vita personale affascinante. Era noto per essere un uomo di grande sensibilità e passione, e si dice che le sue relazioni amorose abbiano ispirato molte delle sue composizioni più commoventi. Una curiosità interessante su Bellini è che aveva una grande predilezione per la cucina. Amava cucinare per i suoi amici e familiari, e si dice che abbia creato alcune delle sue migliori melodie mentre preparava i suoi piatti preferiti. Nonostante il successo e la fama, Bellini rimase sempre modesto e umile. Era devoto al suo lavoro e alla sua arte, e dedicava ore interminabili alla perfezione delle sue composizioni. Purtroppo, la sua vita è stata interrotta prematuramente. Bellini è morto a soli 33 anni, lasciando dietro di sé un'eredità musicale duratura e influente. In conclusione, Vincenzo Bellini è stato un genio musicale il cui lavoro ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia dell'opera. La sua vita e il suo lavoro continuano ad ispirare musicisti e appassionati di tutto il mondo, dimostrando che il suo talento è veramente eterno. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta di un grande maestro della musica italiana. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e condividere con i vostri amici. A presto! Benvenuti a questo video dedicato alla vita e al lavoro di Vincenzo Bellini, uno dei più grandi compositori italiani del XIX secolo. Scopriremo insieme chi era questo talentuoso musicista e alcune curiosità interessanti sulla sua vita. Vincenzo Bellini è nato a Catania, in Sicilia, nel 1801. Da giovane dimostrò un notevole talento musicale e studiò presso il Conservatorio di San Sebastiano a Napoli. È qui che ha iniziato a sviluppare il suo stile unico e innovativo nel campo dell'opera. Il suo lavoro più famoso è Norma, un'opera drammatica che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. Bellini era noto per le sue melodie dolci e liriche, che trasportavano gli spettatori in mondi emozionanti e appassionanti. Ma Bellini non era solo un compositore di successo, aveva anche una vita personale affascinante. Era noto per essere un uomo di grande sensibilità e passione, e si dice che le sue relazioni amorose abbiano ispirato molte delle sue composizioni più commoventi. Una curiosità interessante su Bellini è che aveva una grande predilezione per la cucina. Amava cucinare per i suoi amici e familiari, e si dice che abbia creato alcune delle sue migliori melodie mentre preparava i suoi piatti preferiti. Nonostante il successo e la fama, Bellini rimase sempre modesto e umile. Era devoto al suo lavoro e alla sua arte, e dedicava ore interminabili alla perfezione delle sue composizioni. Purtroppo, la sua vita è stata interrotta prematuramente. Bellini è morto a soli 33 anni, lasciando dietro di sé un'eredità musicale duratura e influente. In conclusione, Vincenzo Bellini è stato un genio musicale il cui lavoro ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia dell'opera. La sua vita e il suo lavoro continuano ad ispirare musicisti e appassionati di tutto il mondo, dimostrando che il suo talento è veramente eterno. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta di un grande maestro della musica italiana. Se vi è piaciuto il video, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e condividere con i vostri amici. A presto!